Ciccio Riccio, ovunque con te. Amici di Ciccio Riccio, eccoci con Ricky, benvenuto, benvenuto Riccardo, come stai? Grazie, tutto bene, spero tutto bene. Io guardo la tua faccia e mi ricordo tutte quelle persone che c'erano in quei firma copia che abbiamo fatto insieme, che erano un mare di persone, ti ricordi? Che erano Bisagni, in provincia di Italia, era praticamente un mare di gente e tu svettavi lì, fresco, giovane, di talent che insomma, e nei fatti di firma copia. Io ero, sì, ero inconsapevole, era tutto bellissimo, tutto meraviglioso e la cosa che ho... che facevo era chiaramente buttarsi, cioè lì non te ne rendi conto, però sono i momenti anche più belli, no? Perché stai a contatto con le persone, perché poi tra l'altro ti mancano adesso un po', certo. Cioè, mi mancano questi momenti tra Covid e tutte le varie restrizioni, non... sembra un altro mondo. Arriveranno di nuovo. Speriamo. Arriveranno anche perché insomma erano dei numeri pazzeschi, Riccardo, era veramente un delirio, la gente era tantissima, non finiva mai, sai, tu eri sempre sorridente, sempre una foto. Io spero che anche andando avanti con l'età tu possa rimanere così, così alla mano, così a portata di mano dei tuoi sostenitori, che ti sono stati vicino anche in momenti in cui tu hai deciso un po' che era meglio fermarsi, no? Era meglio mettere un po' i puntini sulle i, soprattutto nella tua vita. Hai detto tutto te, allora io spero, cioè non posso dire di me stesso, però cioè, queste cose, però quello che faccio è, come ho fatto anche al tempo, durante gli store e questi firmacopie di cui parlavi, cerco sempre di portare, cioè non mi sono mai seduto, stavo sempre in piedi dalle 2 del pomeriggio fino alle 2 di notte, senza pause, se non una di mezz'ora, un quarto d'ora, mezz'ora, e proprio perché vedi queste persone che ti danno l'anima, che sono entusiaste di essere lì e che però si fanno anche magari 7-8 ore di coda. Quindi questo credo che sia il rispetto reciproco tra la tua fan base, i tuoi fan, le persone che ti seguono, e l'artista deve esserci e ci dovrà essere sempre. Detto ciò, appunto, proprio forse collegandolo a questa cosa qua di questo rapporto che abbiamo, sono molto orgoglioso delle persone che mi seguono, delle persone che ho come fan, appunto, proprio perché anche se scompaio, tra virgolette, per tutto il tempo poi che c'è stato, perché magari a volte quando devo un attimo respirare non uso tanto i social, quindi rispetto a tanti miei colleghi sono magari assente sui social network e quindi comunico poco con loro, ecco, loro ci sono sempre, mi dimostrano sempre tanto, tanto affetto e tanto amore. Ma poi soprattutto nei periodi in cui diciamo siamo poco social, in realtà stiamo realizzando qualcosa, stiamo scrivendo tanto. Tu consideri la musica, il scrivere davvero una terapia, no? Per superare momenti difficili della tua vita, comunque insomma degli inciampi, no? Della vita. Bravissimo. Succede e succede anche che alcuni inciampi ti facciano proprio cambiare completamente, come dire, il team di lavoro, o diciamo delle persone che ti sono accanto nella vita, diciamo così, ed è un momento per ricominciare. Adesso sei pieno di energia, adesso hai voglia di metterti a gareggiare, ecco. Bravissimo. Ci sono, guarda, io quello che dico sempre è che sono bellissimi gli alti, no, che uno ha nella vita, però forse servono di più i bassi, o comunque, come dicevi, gli inciampi. Ci sta a perdere qualche volta, e soprattutto io ero quasi, davo per scontata una serie di cose, no? Che succedevano nella mia vita, quasi mi ero abituato. Quando inciampi invece ti rendi conto che è molto più bello godersi quei momenti, molto più bello godersi quando sei in alto e quando tutto va bene, proprio perché hai gusti di più il sapore, soprattutto il lavoro, per arrivare lì lo apprezzi molto di più. Dai più valore alle cose, dai più valore a tutto quello che è il pre. Invece io avevo fatto il pre, avevo fatto sempre, no, il pre vuol dire il lavoro che ci sta dietro, certo, a un qualsiasi cosa, a un qualsiasi obiettivo che raggiungi, però aveva tutto un gusto diverso rispetto, un sapore diverso rispetto ad adesso. Adesso riesco ad apprezzare molto di più una serie di cose e, come hai detto tu, ci sta a ritornare a gareggiare. Io ho tanta voglia, forse più voglia di prima. Cioè, ho proprio più voglia di prima. E fai quindi bene. Sono molto più motivato. E allora diamo un'altra lettura a questo nuovo singolo. Scusa,
Ricky lo dice a se stesso in qualche modo, no? A quello bravo, che hai fatto prima, bravissimo. A quello che è successo prima e che in qualche modo ti ha fermato un attimo, però sai, nel passato ci sono delle belle cose anche da ricordare, per esempio, ci sono appunto gli alti e i bassi che ti danno la possibilità di sentirti vicino a determinata gente o comunque forte rispetto a, no, a come ti percepisci e ti conosci tu. E dici, però sono stato forte, quindi ti chiedo scusa se non ti ho capito, e lo dici a te stesso piuttosto che a un'altra persona, no? Perché è facile cadere nel tranello e pensare, ah, ma questa può essere una canzone finita, un amore, chiede scusa per tutto certo. quello che... E invece certo. No, Ricky secondo me ha voluto sorprenderci, ha parlato di se stesso. Bravissimo, è una fotografia della mia vita di questi 6 mesi, e questo scusa è riferito a me in primis, e poi c'è anche il lato, la lettura, come dicevi, legato anche a una relazione, però in primis è proprio un chiedere scusa a me di una serie di cose, non mi sono dato abbastanza attenzione, magari mi sono anche in qualche modo sottovalutato, oppure ho dato per scontate, come dicevo prima, alcune cose. E quindi con una nuova produzione, Big Fish, che diciamo lontano anche dal tuo mondo, no, in realtà, perché insomma lui ha curato, ha gestito altro rispetto alla tua discografia, così come ti conosciamo adesso. Chissà che cosa succederà dopo, però, perché da questo momento in poi, da Scusa in poi, Ricky è cambiato, è tornato più forte di prima. E ha tante cose da farci vedere e sentire, compreso il nuovo video. Video in cui è tutto centrato su te stesso, tu sei il protagonista, ed ecco la chiave di lettura della tua canzone. Per una volta, perché ho sempre fatto video assurdi, matti, e una volta ho detto, vabbè, questo giro, facciamo le cose, visto che il pezzo è radiofonico, orecchiabile, e poi comunque viene da un bisogno che sentivo, quindi non è una cosa come faccio sempre, ah ok, pacchetto confezionato perché sennò facevo altre scelte, altre cose certo, nella mia carriera per ora. Quindi invece sono sempre stato, come dicevo prima, anche a volte fuori proprio per riprendere ispirazione e per poter scrivere sempre in modo sincero tutto quello che mi capitava. Però ecco, a questo giro, come detto, facciamo un video su di me, playback, poi le situazioni carine, però una cosa abbastanza trasversale, ecco. Certo, e va bene così. Partiamo da noi stessi, perché da qui dobbiamo partire, ed è giusto essere protagonisti della propria vita. Scegliere le persone con cui si può stare bene e si può lavorare, ed è per questo che ti auguriamo davvero buon Natale, e lo facciamo agli ascoltatori di Ciccio Riccio, perché oggi è una giornata appunto speciale, certo. In cui ci sentiamo tutti molto molto vicini, per cui grazie Ricky, grazie anche a Riccardo che è dentro di te. Bravo, grazie e ti auguro davvero delle bellissime feste e soprattutto tanta energia per il nuovo anno, ok? Auguri, auguri a tutti. Grazie, grazie mille ragazzi, davvero. Di ciao cuore. Ricky, a buon presto. Natale. Ciao. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ciccio Riccio, ovunque con te.